Ringo o Ringaccio fa rock su Network tutti i giorni. Forse perché ha vissuto a Los Angeles e Londra ed ha fatto a botte con i Nazi-Skin. In Italia è l'unico che mette musica diversa e questo basta per renderlo adorabile. Questa macchina qua l'ha avuta in possesso Elvis Presley. Sì, quello che è morto che c'è dietro. Lui è uno zombie. Ruffini, la tua auto americana faceva cagare. Ma che c'entra te? 6.000. Questa è la vera macchina americana. 72, Impala. Motore 7.200 di cilindrata. Sono motori anni 70 con una certa cavalleria, ma un consumo abbastanza ridotti. Se vai a comprare una macchina moderna da un motore 8.000, fai 3 con un litro. Tipo la Viper. Viper farai 3 con un litro. In questi giorni faccio 55 anni, però come vedi sono orgoglioso del mio chiodo, ce l'ho sempre addosso, è diventata la mia seconda pelle. Ne dimostri meno di me, che ce l'ho 30. Perché tu sei, vedi, sei, hai dreadlocks, ti sei dato al reggae. Ma non è tutti vero, fumi le canne. Vuoi rasta? Sì, vuoi rasta del cazzo, fumate le canne con sta storia che dovete spargere il fumo che tiene lontano gli spiriti. Una bella scusa vi siete inventati. Giuro che non mi faccio le canne, fumo le sigarette, ma non mi faccio le canne. Te lo giuro. Allora sei un poser, è un rasta poser. Ma non è vero. Il rapporto di Virgin con Simoncelli. Allora, Simoncelli, madonna, mio fratellino. Ciao Sitch. Te lo dovevo chiedere. Ciao. Hai visto che bella macchina oggi, a cazzeggio? Se c'era lui qua dentro ci divertivamo oggi. Sicuro. Sulle colline di Coriano, eh? E... ma sì, c'era quando gli chiesi, ma vuoi fare un programma con me in radio? E lui stava esplodendo nella MotoGP, aveva vinto il mondiale 2.5. Io, quando feci vedere lui al personaggio in radio, impazzirono tutti. Certo. Con questi capelli, con questa patacca! Simpaticissimo. Quando l'ho visto cadere lì e morire, avrei sofferto per tu, per qualsiasi pilota, perché tu sai che io sono motociclista dentro, nel sangue e nel cuore. E per me un motociclista è come un fratello. Qualsiasi tipo di motociclista, che guidi una custom, che guidi una sportiva o un trial o un cross. Perché so quello che hanno nel cuore e nella testa i motociclisti. E i motociclisti sono buoni. È gente buona, che ti dà una mano, che ti aiuta se hai bisogno. E lui era un vero motociclista e quando l'ho visto morire ho perso un fratellino, perché con l'età che avevo io e lui potevo essere suo fratello maggiore se non un padre. Ma un padre lui ce l'aveva già, è una sorellina molto carina e quindi mi definivo il suo fratellino maggiore. Peccato, posso solo dire una cosa positiva, non l'ho mai detta, adesso a distanza di anni magari me la lascio sfuggire. Comunque lui è morto facendo quello che lui amava, è come un cavaliere del Medioevo. Penso che morire sul suo cavallo con la sua spada è la cosa più figa del mondo per un cavaliere, no? E adesso è lassù per le nuvole. Pensa che gli ho chiesto quando l'ho visto alla cerimonia funebre, salutami Jimi Hendrix, quando lo incontri. Dice, mio amico Giulio Ringo mi ha chiesto di salutarti. Già ridevo perché vedevo la scena che andava a rompere i coglioni a Jimi Hendrix. Oh, patacca, con capelli come me, guarda che ti mando i saluti di DJ Ringo. Ciao Sitch. Siamo con Eliano, patria di Gandini, Giuseppe Gandini, che è stato uno dei primi importatori di auto americane. E qua è pure il paese di Del Piero, no? Paese di Del Piero, paese del volley, perché c'ha la Serie A del volley femminile. E poi il paese del prosecco, qua bevono, scassano le palle col vino. Come è successo poi il passaggio alla radio? È una cosa che ti piace perché ti piace fare radio? Sì, allora quando ero ragazzino a Milano frequentavo una piccola radio che prendeva solo nel quartiere, un chilometro. Bella quella là, piccola. A Roma direbbe una radio di Cazzari. Sì, bello. Però sognavamo, no? Sì. Quando andavamo in onda pensavamo di parlare a milioni di persone e invece la radio prendeva un chilometro, quindi... C'era solo tua mamma col mattarello. Sì, qualcuno per sbaglio in macchina ci prendeva, dopo quando faceva tre vie non si sentiva più. Nel 2007 il mio boss Alberto Azzan, che ringrazio, mi disse devo rilevare una nuova radio, che facciamo? Facciamo la rock, il mio sogno è fare un network rock in Italia. E dopo aver fatto Rock FM regionale riuscì a fare questo sogno, che è Virgin Radio. Che è rock su un network in sì, Italia. Sì, il primo network rock d'Italia, chiamato Star Rock, dove me ne sono prese le responsabilità. Adesso attualmente siamo circa 2.5 milioni di ascoltatori. Di nicchia, ma non troppo. Ma infatti neanche troppo.
Poi tra l'altro sono molto felice e contento di questo. Io sono un fan di Revolver, quindi... Revolver! Io. Ma tu hai vissuto un po' la Londra degli anni d'oro? Io ho vissuto a Londra negli anni 70 quando ero un giovane punk. Ecco, com'era? 78. Beh, anni d'oro, ragazzi, c'è musica fantastica, era esploso il punk. Io ho raccontato ai miei che ero a Londra per studiare. Ci hanno creduto? Sì, sì. Io tanto chiamavo una volta alla settimana, non è come adesso i telefonini, ci chiamavo una volta alla settimana con i gettoni. Dovevi fare presto perché sennò... Certo. Io fregavo sempre le telefonate negli uffici, con la scusa, mi fa chiamare un amico che mi viene a prendere? Certo, mi ci chiamavo l'Italia. Chiamavi l'Italia, gli arrivava la botta. Un amico italiano, quindi non sapevo cosa dicevo. E poi andavo a lavorare, scaricavo gli strumenti per i Clash, per i Pistols, e così con la scusa mi facevano entrare a vedere il concerto gratis. Generation X, che era il cantante, era un giovane sedicenne Billy Idol. Ho visto l'esplosione della New Wave con gruppi tipo Ultravox, Japan e tantissimi altri, Tube Away Army di Gary Numan. Incredibile, beh, periodo incredibile. Poi aspettavo le band americane perché io, anche seppur stando a Londra, ero più fan del suono americano, quello dei Ramones, certo, quello dei Dead Kennedys. Quindi c'è... E tra l'altro so che il batterista delle... Mark è un carissimo amico, ecco. Ci frequentiamo, viene spesso in Italia, gli organizza dei concerti, di DJ set. Un fanatico di auto lui, fanatico, sì, di auto, sì. Anche lui ha delle Mercedes anni 70. In America vanno più le Mercedes e le BMW che le macchine... Beh, a noi piacciono le americane, e agli americani piacciono le europee. C'è una storia che ti è rimasta impressa tantissimo, di quell'epoca incredibile? Io abitavo a Kilburn, adesso è una zona abbastanza bella a Londra, ma Kilburn all'epoca era una zona piena di squat, io dovevo venire uno squat con dei giovani punk spagnoli e francesi. E c'era uno squat dove abitavano degli skinhead, ah, e mi ricordo ste risse enormi dove loro le prendevano puntualmente sempre le hanno sempre prese, perché poi io avevo come dei punk anche di Bergamo, di Brescia, ah, muratori con le mani grosse e ti assicuro che prendevano certe scofole. Insomma, il rimedio per il nazismo è un muratore brianzolo. Sì, un bel muratore brianzolo. No, loro li stavamo sul cazzo perché erano italiani, sai che gli skinhead all'epoca chi non era inglese, certo, erano abbastanza frustrati, perché comunque stiamo parlando della fine degli 70, 78-79, dove la working class inglese era abbastanza frustrata, non ha, dava colpa agli stranieri di rubargli il lavoro, solita storia, un riciclo. Vabbè, quello succede sempre, non è che... Quindi qualsiasi tipo di straniero, anche non colored, veniva mazziato, rimazzato da loro. Una città in cui ti piacerebbe vivere se non fossi qui in Italia? Guarda, come... ma vorrei tornare a Los Angeles, perché è l'unica città che dopo Milano mi trovo bene. Perché? Dicono che sia immensa e dispersiva. Ma chi se ne frega, è immensa, guida, capiti la macchina e guida, che cazzo me ne frega, è immensa. Con sta palla, ah, Los Angeles non ci vivrei mai perché è grossa come la Lombardia. E allora vai a vivere a San Noi Cattaro del cazzo, tu hai 3 abitanti e un che dove non trovi niente, non ci sono servizi, per fare benzina devi fare 20 km e per conoscere una ragazza devi farne 50. Eppure è brutta. Ma che coglioni la provincia, a me la provincia non piace, non c'è un cazzo, non ci sono servizi, la gente è depressa. Cazzo, le città, ci vuole spazi, servizi, grandezza, musica. Vai a Los Angeles, i Grammy Awards, i Golden Globes, gli Oscar. Vuoi rap, c'è rap, vuoi rock, c'è rock, vuoi un concerto, devi solo scegliere tra gli 80 locali serali che fanno concerti. Vuoi andare in spiaggia, vuoi fare surf? C'è il surf. Vuoi prenderti questa cazzo di impala, scappottarla e andartene verso il Messico? Puoi farlo. Vuoi andare nel deserto, verso Las Vegas? Puoi andare. Non mi fate venire lo sclero che poi mi incazzo. No, che palle, quelli che dicono, ah, ma è grande lì. Che cosa? Allora, quelli che vivono nei piccoli paesi si lamentano che non c'è un cazzo, è vero o no? Certo. Poi poi dici, ma vai, prova a lavorare, vai a Los Angeles, San Francisco. No, no, sono troppo grandi come città. Ma allora che cazzo volete? Una via di quello e quella, mattina ma no, una, la sera dai, mai. La via di mezzo non ha mai funzionato nella vita, o sei bianco o sei nero, o sei rock o sei rap, o sei cattivo o sei buono. Il vino lo apri, io non bevo, però o è buono o... Ah no, sa di tappo, quindi quello va indietro. Non è che ne bevi un po'. Le vie di mezzo, e diventi bisessuale così. Allora... Per carità, uno può essere anche bisexual. Io li chiamo biadesivi. Bello. Biadesivi.
va bene, ognuno ha diritto di vivere la propria vita come vuole e scegliere quello che vuole. Però le vie di mezzo secondo me non hanno mai portato da nessuna parte. Cioè, o becchi un quattro ruote motrici e te ne vai nel deserto e scarichi e scali le dune, o questa sulle dune con l'impala ci puoi andare. Qua fai tutt'altro, qua fai cruising, certo. Carichi le ragazze e ti fai Fandango. Vi ricordate Fandango il certo. film? Se devi sognare, sogna in grande. No? Assolutamente. Cioè, se no sogni in piccolo, che sogno è? Non si chiamerebbe sogno. Non si chiamerebbe sogno, sei d'accordo? A voi. Bisogna sognare in grande. I sogni si fanno in grande o si sogna un porno? Se no niente. Perché nei sogni ti puoi trovare chi vuoi. Uma Thurman è la mia. Uma Thurman è il mio sogno ricorrente.